nostro signore del sangue che corre nel buio delle vene. Reggi il mio braccio sul volante. Regola la forza dei miei piedi su acceleratore e freno. Proteggimi. E fa che niente mi accada. A un film dedicato al motorsport, Peugeot non poteva non esserci. Vola! Non è un classico product placement, ma in realtà le nostre macchine, le macchine mitiche della nostra storia, 205 GT e 205 Turbo 16, fanno proprio parte integrante della storia. Quindi abbiamo partecipato portando non vetture di produzione moderna, ma veramente icone del nostro mondo, icone del nostro marchio. Ragazzi, dai, oh, vacca voi, andiamo! La 205, in realtà Peugeot Turbo 16, è un pezzo della storia dell'automobilismo da competizione, cioè lo dico spesso, ma quando abbiamo girato quelle scene e c'erano altri piloti, cioè mi guardavano proprio con gli occhi lucidi, avrebbero dato la loro macchina per essere al posto mio. Sono nato in terza, decisa sul cordolo e acceleri senza allargare troppo, poi tieni la terza fino al limitatore, alla prima S, sinistra, destra e poi apri, quarta e quinta, vacca boia, c'ho tutto qua, perché sono quello giusto! Quando ho iniziato a girare il film avevo preso la patente da circa 3 mesi e quindi diciamo che ero anche abbastanza inesperta, ignorante, se così posso dire, in materia. Adesso devo dire che mi ci sono appassionata un po', ma soprattutto perché mi sono appassionata della passione che le persone che lavorano in quel settore hanno. Perché è veramente un mondo dove non è che a un certo punto dici ok, se sono fatte le 5 vado a casa. Cioè è gente che dalla mattina alla sera sta lì in officina ad aggiustare la macchina, a cambiare i pezzi, a prendersi cura del loro mezzo come se fosse un figlio. Quindi è un mestiere che fai solo se hai una passione proprio spasmodica per quello che fai. Cosa stai pensando? Te lo dico io cosa stai pensando. Te stai pensando a qualcosa e invece devi pensare a niente. A niente. Le persone che lavorano in Peugeot Italia, sono addetti ai lavori ovviamente, ma sono anche grandi appassionati. Appassionati del mondo automotive in generale e appassionati di motorsport. Lo facciamo da tanti anni anche come filiale italiana, vincendo per fortuna. Per cui è chiaro che questo è un progetto che ci è piaciuto tantissimo. Ci è piaciuto tantissimo partecipare anche in un certo senso a quella che è stata l'evoluzione della sceneggiatura. Ci è piaciuto tantissimo lavorare, parlare con Paolo, parlare con Stefano per far sì che diventasse, oltre che un bel film in senso generale, anche un punto di riferimento per tutti gli amanti delle automobili e del motorsport. E così è e così sarà sempre. Fondo, filo albero, giù gas, traverso, infilibrilli in derapata, senza toccarli, tutti, gas, freno. Perché? Perché, perché? Perché mi devi dare i 30 euro di oggi, ecco perché. Quelli di ieri me li hai dati, eh? Ah, cazzo, sì che me li hai dati. Io penso che questo film sicuramente può essere un manifesto per il motorsport, perché c'è sicuramente il campionato Auto GT, ma non è mai slegato dalle emozioni dei personaggi, quindi essendo poi anche molti dei team a conduzione familiare, cioè tutto questo mondo che c'è dietro in realtà non si conosce, noi lo mettiamo in scena quello che c'è davanti e quello che c'è dietro, e credo che questo sia profondamente emozionante e coinvolgente. Io mi auguro davvero che sia un film manifesto per il motorsport. Abbiamo soltanto una gara, ancora una. Guarda che quella è una gara da malati, da disperati. Guarda che disperati veri, si è rimasti in pochi.